Monsignor Luigi Manganini, arciprete della cattedrale e pro presidente della congregazione del rito ambrosiano. Parliamo del beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. Un teologo, Monsignor Giulio Gioni, disse che l'aspetto liturgico è stato il più originale dal punto di vista pastorale dell'azione appunto del cardinale Schuster. Come possiamo dire che questo si concretizzò lungo i 25 anni dell'episcopato del beato Schuster? Direi che il cardinale Schuster ha insegnato soprattutto con il suo modo di celebrare. Tutti coloro che lo vedevano si accorgevano come quando egli presiedeva la liturgia era veramente assorto e trascinava, potremmo dire, nel mistero divino l'assemblea, le persone che vi partecipavano. Quindi era il suo esempio innanzitutto, era il liturgico per eccellenza. E poi certamente ci sono degli insegnamenti originali e direi abbastanza innovativi in rapporto all'epoca. Ad esempio, quando egli spiega nel commento alla liturgia ambrosiana, alle orazioni, al prefazio, spiega l'anno liturgico, ha delle parole molto vive e molto curiose nei riguardi di coloro che non rispettano la peculiarità dell'anno liturgico, in particolare delle grandi feste, in particolare della Pentecoste. E se la prende con quelli che in giorno di Pentecoste celebrano la festa di Santa Rita, di San Procopio, di San Pacomio, eccetera, no? Cioè è il primato della liturgia e il primato della cristologia. Insegnamenti questi che non erano molto recepiti ai suoi tempi, siamo negli anni 30 e negli anni 40. Quando ad esempio parla a un certo punto dell'atteggiamento giusto del fedele durante la comunione e dice sbaglia quel fedele che fatta la comunione ecco si intrattiene con il suo Gesù e sottolinea questo aggettivo possessivo, suo Gesù, dimenticando che la comunione è comunione con il Cristo e quindi comunione con la Chiesa e comunione con tutto il corpo di Cristo. Anche qui molto punzecchia questo atteggiamento devozionale che era diffusissimo ai suoi tempi, io l'ho vissuto anch'io da bambino, quelle forme liturgiche obsolete che solo il Vaticano II ci avrebbe fatto superare, ma che il cardinale Schuster aveva già identificato come atteggiamenti non peculiari, non autentici, ma diciamo devozionistici nel senso più pieno di questa parola. Monsignor Luigi Manganini, arciprete della cattedrale nella quale ci troviamo e pro presidente della congregazione del rito ambrosiano. L'arcivescovo Giovanni Battista Montini, nella quaresima del 1958, inviava alla diocesi una lettera pastorale sull'azione liturgica. Quali possiamo dire siano stati i caratteri peculiari appunto di questa azione liturgica montiniana, di colui che come Paolo VI sarebbe diventato il Papa della grande riforma conciliare della liturgia? Penso che sia importante non dimenticare che Montini, che proveniva ovviamente da un'esperienza di rito romano, è rimasto, come dire, meravigliato del rito ambrosiano, l'ha sposato nel senso più pieno di questa espressione, lui arcivescovo di una chiesa con un suo rito particolare e ne metteva in evidenza i valori. In particolare potremmo dire che lui ha trovato nel rito ambrosiano quello che la sua educazione, ispirata da alcuni teologi e liturgisti francesi, aveva assorbito, cioè il cristocentrismo. In altre parole, la liturgia come mistero. Questo è certamente una caratteristica dell'episcopato di Montini, caratteristica che noi allora eravamo, io ero seminarista di teologia, poi prete per i primi anni di ordinazione, che noi abbiamo assorbito, cioè il senso del mistero, la liturgia non come una fabbrica dei sacramenti, la liturgia non come una rievocazione di fatti del passato, ma come la riattualizzazione degli eventi salvifici. Questo il senso del mistero, io ricordo ancora con quale tono egli pronunciava questa parola, parola mistero, no? Tant'è vero che poi questi temi li ritroveremo
nella Sacrosantum Concilium, la grande costituzione del Vaticano II, la prima, quella che è uscita essendo ancora pontefice Giovanni XXIII. Nel 1970 l'arcivescovo Giovanni Colombo inviava al clero e alla diocesi ambrosiana una sua lettera intitolata Custodire e rinnovare il rito ambrosiano. Ecco, possiamo dire che questo custodire e rinnovare, secondo i dettami del Concilio Vaticano II, sia stato anche uno strumento per salvaguardare il nostro rito, del quale certamente il Cardinal Colombo si era fatto portatore. E lo diciamo qui, dalla splendida Cappella Jemale, che è un po' uno scrigno della celebrazione del rito ambrosiano, con lei, Monsignor Luigi Manganini, che è arciprete della cattedrale e pro-presidente della congregazione del rito ambrosiano. Lei ha usato la parola salvaguardia, io non avrei paura a dire ad usare la parola salvezza, nel senso che ci fu un periodo in cui in diocesi si discuteva, adesso che abbiamo un nuovo rito, una nuova messa, un nuovo ordo misse, adesso che alcuni elementi del rito ambrosiano sono stati recepiti dal rito romano, le tre letture che noi abbiamo sempre avuto, che il rito romano per 4 secoli non aveva. Il Padre Nostro voce alta, libera nostra voce alta, eccetera, eccetera. Molti dicevano, adesso il nostro compito è terminato. Abbiamo, come dire, custodito dei valori che ora la liturgia romana ha proposto nella sua nuova riforma. È lì che interviene in modo molto deciso, e anche con l'aiuto allora di Paolo VI, il Cardinale Colombo, e decide, in un certo senso, andando controcorrente, potremmo almeno contro una certa parte, decide che il rito ambrosiano aveva ancora una funzione, non solo perché il Vaticano II appunto parla della necessità di custodire e di riformare i riti, anche i riti latini diversi dal romano, ma perché ne aveva ravvisato la peculiarità e quindi ne sentiva la necessità di riformarlo, ovviamente, nel rispetto della tradizione, nel recupero di alcuni elementi che sono rimasti sì nella tradizione ma a livello di icona, quindi richiedevano di essere sviluppati, ma anche per far fronte alle necessità dei tempi. Lì incominciò la grande riforma che approdò con il Messale ambrosiano, pubblicato sotto il suo episcopato, poi venne il breviario, lui non riuscì a promulgarlo, fu promulgato dal suo successore, il cardinale Martini, e ora siamo alle prese, perché non è finito il lavoro, siamo alle prese con un lavoro, diremmo mastodontico, il lezionario ambrosiano feriale e festivo. Monsignor Claudio Magnoli, segretario della Congregazione del Rito Ambrosiano. Parliamo dell'arcivescovo emerito di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini, che proprio presentando il Sinodo 47esimo indicò alla diocesi la necessità di riscoprire nella comunità dei credenti di oggi lo spirito della Chiesa degli Apostoli, un concetto ribadito nella prolusione della 33esima settimana liturgica nazionale tenutasi a Varese nell'82, quando il cardinale Martini disse che occorreva riscoprire la forza e la attrattiva celebrativa dei riti. Ecco, questo cosa significa? Che ricadute ha avuto nell'azione liturgica dell'arcivescovo Martini durante gli oltre 22 anni del suo episcopato a Milano? Il volto della Chiesa degli Apostoli è sintetizzabile nelle 4 parole del capitolo secondo degli Atti: l'insegnamento degli Apostoli, l'ascolto della parola, la comunione fraterna, la frazione del pane, cioè l'Eucaristia, e potremmo dire tutti i sacramenti, e le preghiere. Cardinal Martini ha insistito molto perché tutti gli elementi camminassero insieme. In particolare, in riferimento alla liturgia e all'Eucaristia, era avvenuta una lunga preparazione.
Nel 1982-83 la lettera pastorale preparava il congresso eucaristico nazionale che si tenne a Milano nell'83 con la presenza del Santo Padre. Il tema suggestivo: l'Eucaristia al centro della comunità e della sua missione. Sempre in preparazione a questo grande evento, il Cardinal Martini ha presieduto alla Settimana Liturgica Nazionale di Varese, con il tema celebrare l'Eucaristia per costruire la Chiesa. Come a dire, c'è una interazione profonda: l'Eucaristia, la liturgia, plasma la vita della comunità, genera l'azione missionaria della vita della comunità stessa. Un ultimo elemento che vorrei ricordare è l'impegno con cui il Cardinal Martini ha promosso i ministri straordinari della comunione per un servizio qualificato di carattere liturgico e eucaristico agli assenti giustificati dall'Eucaristia domenicale. Coloro che venivano preparati per questo compito dovevano interiorizzare prima il senso profondo della liturgia per poi portarla ai loro fratelli malati. Monsignor Claudio Magnoli, segretario della Congregazione del Rito Ambrosiano. Nel viaggio che stiamo compiendo all'interno dell'azione liturgica degli ultimi arcivescovi di Milano, siamo giunti all'attuale pastore della Chiesa milanese, il Cardinale Dionigi Tettamanzi, che proprio al cuore del suo percorso pastorale triennale, mi sarete testimoni, indica la qualità celebrativa e la liturgia come punto centrale della funzione evangelizzatrice della Chiesa. Sappiamo che il Cardinale Tettamanzi ha chiesto di rimettere mano alla riforma del rito ambrosiano e ha annunciato questo durante il pontificale di San Carlo del 2004. Ecco, quali sono le linee indicate? Il nostro Cardinale attuale ha deciso di dare una centralità particolare alla azione liturgica, all'Eucaristia, all'iniziazione cristiana, e ha collegato tutto questo al bisogno di rinnovare anche il rito ambrosiano, completando la riforma iniziata negli anni 70 dal Cardinal Colombo con l'ausilio di liturgisti esimi quali Monsignor Enrico Cattaneo, quale Monsignor Borella, Pietro. Il Cardinal Tettamanzi ha voluto dare due indicazioni fondamentali. La prima: curare una celebrazione alta, una qualità stupenda, positiva delle nostre azioni liturgiche, mettendo a frutto tutti gli insegnamenti del Concilio, del dopo Concilio, ma unendoli anche al desiderio di un'opera d'arte in qualche modo quando si celebra. Seconda indicazione, più precisa: ristrutturare quegli aspetti che sono un po' in stanca, in fermo nella comunità ambrosiana. Anzitutto l'ascolto della parola di Dio in un lezionario proprio ambrosiano. Secondo aspetto, la cura di una forma espressiva del messale più aderente al modo di pregare oggi. È una sfida non semplice. La Congregazione del Rito Ambrosiano ha accolto volentieri queste indicazioni del nostro arcivescovo e sta operando perché possa arrivare celermente ad una conclusione, almeno parziale, il suo lavoro.